L'umanità è sull'orlo di una nuova era. Mentre guardiamo l'orizzonte possiamo sentirlo nelle nostre ossa. Il cambiamento sta arrivando, i vecchi modi non ci servono più, e le strutture che una volta fornivano stabilità ora ci trattengono. Sentiamo i brontolii del malcontento, il desiderio di qualcosa di più. Qualcosa di profondo dentro di noi ci spinge a liberarci dalle convinzioni limitanti, e a trascendere le divisioni del passato. C'è una fame di significato, scopo e connessione genuina, nel profondo della nostra coscienza. Sappiamo che una nuova storia di unità, compassione e umanità condivisa, è in attesa di emergere. È giunto il momento di liberarci dalle catene, dalla separazione e dalla paura. Dobbiamo riconoscere che sebbene percorriamo sentieri diversi, stiamo tutti cercando la stessa verità. Questa è l'alba di una nuova era, in cui l'umanità si risveglia al suo livello potenziale più alto, in cui andiamo oltre la semplice sopravvivenza quotidiana, e iniziamo a prosperare insieme. I segni sono tutti intorno a noi, ora tocca a ciascuno di noi portare avanti il cambiamento che desideriamo vedere nel nostro mondo, perché siamo quelli che stavamo aspettando. Gaia, o Madre Terra, è molto più di un semplice pianeta fisico, è un essere vivente e cosciente che sta attualmente attraversando uno straordinario processo di risveglio, e questo risveglio è l'ascensione. Il pianeta Terra ha una propria anima cosciente e un percorso evolutivo come l'umanità. Gaia ha intrapreso un viaggio di crescita dell'anima e ora sta ascendendo dalla terza dimensione della dualità e della separazione, alla quinta dimensione della coscienza unitaria. Questo salto quantico nell'evoluzione della Terra sta creando enormi cambiamenti energetici in tutto il pianeta. Come essere vivente, Gaia ha fornito le condizioni perfette per il fiorire della vita umana, ha amorevolmente sostenuto la crescita dell'umanità nel corso dei secoli. Tuttavia, il danno che la civiltà moderna ha inflitto a Gaia, ha sbilanciato i suoi sistemi energetici. Inquinamento massiccio, deforestazione, trivellazioni petrolifere, fratturazione idraulica e disturbo dell'elettromagnetismo naturale della Terra, hanno messo a dura prova Gaia, quindi Gaia sta attraversando un processo di pulizia e purificazione, per eliminare tutta la negatività e la tossicità che si è accumulata nel suo corpo, mente e spirito. Mentre Gaia rilascia energie dense, i modelli meteorologici estremi e i disastri naturali a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi sono parte di questo processo di purificazione. Tuttavia, lo scopo è ripristinare l'armonia e l'equilibrio, non punire l'umanità. Gaia è ora pronta a spostarsi in uno stato più elevato di coscienza unitaria, e sta pazientemente aspettando che l'umanità ascenda collettivamente con lei. Come sempre più umani si risvegliano spiritualmente, e si assumono la responsabilità di guarire il pianeta, stiamo contribuendo direttamente al processo di ascensione della Terra, e ci stiamo avvicinando ad un salto evolutivo senza precedenti nella coscienza umana. Proprio come la vita si è evoluta da organismi unicellulari a esseri complessi nel corso di miliardi di anni, l'umanità è ora in bilico per fare un salto quantico ad un livello più elevato di consapevolezza. Questo salto quantico può essere compreso attraverso il concetto di emergenza, emergenza in cui semplici interazioni portano a nuove e complesse proprietà emergenti. I singoli esseri umani hanno ciascuno una coscienza, ma quando ci connettiamo e interagiamo con una nuova coscienza collettiva, il potenziale può emergere in maniera incredibile. L'umanità si è preparata per questo cambiamento nel corso delle generazioni, il nostro progresso tecnologico ci ha collegato in reti che abbracciano tutto il mondo, la nostra crescita spirituale e psicologica ci ha aperto a nuove prospettive e realtà. Una nuova storia per l'umanità si sta svolgendo, e questo salto quantico ci permetterà di trascendere i limiti precedenti, e sperimenteremo la realtà in modo espanso. Realizzeremo la nostra profonda interconnessione tra noi e la natura. Emergeranno nuove soluzioni che non potevano essere concepite prima, e comprenderemo noi stessi e il cosmo sotto una nuova luce. Questo non è un cambiamento improvviso, ma un risveglio graduale. Non esiste un percorso predeterminato, poiché stiamo co-creando questo futuro insieme. Ogni individuo gioca un ruolo nel portare avanti questa evoluzione della coscienza,
non è necessario essere osservatori passivi ma partecipanti attivi. Questo salto quantico della coscienza umana promette di essere il prossimo grande capitolo del nostro viaggio su questo pianeta vivente e cosciente, che chiamiamo Gaia. Stiamo varcando la soglia di un'entusiasmante nuova era come specie. Vi amiamo teneramente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. Aurora Rey, ambasciatore della Federazione Galattica.